Napoli che cambia completamente volto nei prossimi 2 anni, in termini di strade, di riqualificazione, di ambiente. Basti pensare dal Parco della Marinella, all'illuminazione del centro storico, a tutte le strade dell'area orientale, dell'area occidentale. Il risultato straordinario che abbiamo ottenuto al CIPE ieri con i 300 milioni per il finanziamento della linea 1. Sono battaglie politiche importanti che abbiamo fatto spesso in solitudine, però penso che sono messaggi importanti. Adesso ci apriamo di più alla città, speriamo che i cittadini capiscano che siamo a una svolta e che quindi Napoli può diventare addirittura da esempio. Napoli aspira a diventare una città autonoma. Sì, è una battaglia che facciamo noi sindaci, ci siamo stancati che le imposte vengano dall'alto, le decide lo Stato, le fa mettere formalmente al comune e i soldi si prende dallo Stato, cioè questa è una cosa che è inaccettabile. Io sono per l'autonomia, io sono perché lo Stato decida l'autonomia finanziaria dei comuni, poi saremo noi a gestirci le cose, lo vuole fare il sindaco di Napoli, lo vogliono fare gli altri sindaci, noi abbiamo grande dignità, la vera riforma politica degli ultimi 20 anni è l'elezione diretta del sindaco. È quella che ha funzionato di più, quindi noi ci vogliamo prendere le nostre responsabilità e Napoli sta dimostrando di fare scelte in controtendenza. In altri posti si privatizza tutto, noi stiamo facendo il contrario, abbiamo fatto l'holding del trasporto pubblico, abbiamo tolto Romeo dal patrimonio immobiliare, cioè significa che prima si era data a un privato la conoscenza e la gestione di tutto il patrimonio immobiliare, adesso ce l'abbiamo noi, cioè ce l'ha il comune, ce l'ha lo Stato, ce l'hanno i cittadini, ce l'ha il popolo, è una differenza non di poco conto. Quindi questo è anche un modo diverso di intendere il rapporto pubblico-privato. I privati sono importantissimi per questa città e lo devono fare in una cornice di collaborazione con il pubblico. Non si deve appaltare al privato la gestione di un territorio, di un comune. Quindi la dignità del pubblico, la dignità di questa amministrazione. Riprendiamo i concorsi, riprendiamo la stabilizzazione delle maestre precarie, gli LSU, lo scorrimento delle graduatorie. In pochissimo tempo abbiamo ottenuto quest'altro risultato che pure ci è costato lotto, e basta pensare quello delle maestre, la refezione, i contrasti col direttore generale, la Corte dei Conti, insomma, stiamo attuando, governando una rivoluzione, è quello che avevo detto in campagna elettorale. La vera sfida sarà fare la rivoluzione governando. Con questo bilancio si fa un ulteriore passo in avanti. Sindaco, prima lei parlava di un giro di boa, se diciamo, volesse fare un bilancio, a parte il giro di parole, insomma, se volesse fare un bilancio politico di questo giro di boa. Questo è proprio il bilancio. Del bilancio il bilancio del bilancio del giro di boa, è così. Credo che siamo al giro di boa. Sono convinto che mentre l'autunno scorso, e anche questo l'avevo previsto e l'avevo detto, era l'inizio di un momento molto duro che poi è culminato nell'inverno, io credo che con settembre invece veramente si svolta. Io perciò sono contento, perché questa che è stata messa in campo è un'operazione strutturale, non sovrastrutturale. Qui non è un'operazione di marketing, di superficie, di sovrastruttura e di, come dire, di una pittatina di una situazione drammatica. Siamo intervenuti proprio nei nodi fondamentali della città, le partecipate. Quelle che venivano percepite come un carrozzone adesso saranno dei gioielli. Da Napoli Servizi, il lavoro che si è fatto su Asia, la holding del trasporto pubblico, il rapporto che avremo con la regione, col partenariato pubblico-pubblico sulle gare, la città metropolitana, la stabilizzazione dei lavoratori. Io vorrei ricordare quest'altro dato che ho detto in conferenza stampa. Noi in 2 anni di predissesto non abbiamo licenziato un lavoratore, a differenza di altri enti che non stanno in predissesto. Questo è un risultato politico straordinario che i napoletani devono comprare. Quindi io credo, stiamo al giro di boa, nel senso si intravede la svolta definitiva che secondo me avverrà a fine Sindaco, quindi lei non è confuso, come dice anno. l'ex sindaco Bassolino, dice che lei è stato un po' confuso, lei la sua giunta, quindi non siete confusi. Ma noi riteniamo che il disordine sia ordine, quindi non siamo confusi, siamo certe volte, diciamo, complessi, siamo passionali, discutiamo a differenza del passato. Poi è anche una stagione politica diversa. Oggi non ci sono i grandi partiti, c'è un consiglio comunale che è molto frammentato, c'è un sindaco che è stato eletto al di fuori sostanzialmente dei partiti. È una stagione bella, anche affascinante, anche difficile. Allora, io ho sempre detto, io rispetto il Bassolino sindaco della prima ora, che io votai anche, adesso lo trovo profondamente, devo dire, disonesto intellettualmente nella sua analisi, senza che questa voglia apparire come un'offesa. Insomma, l'ho detto in modo molto chiaro, loro ci hanno consegnato, soprattutto Bassolino, che poi controllava anche il comune di Napoli, un cadavere. Noi questo cadavere l'abbiamo rianimato e adesso lo faremo vivere, non lo faremo stare in terapia intensiva. Allora questo Bassolino lo deve riconoscere, se è una persona onesta, se è il Bassolino che votai 20 anni fa.
che poi ci sia un dibattito su tanti temi, a cominciare da quello della sanatoria, la regolarizzazione, gli occupanti abusivi, la camorra, lo sta, è bello che ci sia un dibattito, quindi non c'è confusione, c'è dibattito. Evidentemente prima le decisioni si prendevano in altro modo e le abbiamo viste, perché poi Bassolino mi pare che è quello che ha fatto il sanatorio, quindi non vedo di che sta parlando. Quindi guardassero un pochino ai disastri che sono stati fatti nel passato. Oggi apriamo una stagione nuova e io ho interesse a costruire un rapporto importante col Partito Democratico, perché il Partito Democratico è una grande risorsa del Paese, i migliori rapporti che ho con i sindaci sono sindaci del Partito Democratico, io dialogo ad alti livelli col Partito Democratico, ho ottimi rapporti con ministri del Partito Democratico, ho ottimi rapporti con consiglieri comunali del Partito Democratico, ho ottimi rapporti con esponenti del Partito Democratico napoletani. Vorrei avere un buon rapporto con Bassolino, capisco che lui voglia fare polemiche, se vuole dare una mano alla città Bassolino può ancora essere una risorsa. Se fa analisi strumentali per pulirsi la coscienza, evidentemente per farsi una nuova gioventù, ha sbagliato indirizzo, perché noi su questo tema saremo durissimi nei confronti di chi ha consegnato un cadavere. Se oggi i napoletani in questi 2 anni hanno pagato tasse importanti è per Bassolino, sostanzialmente. Questa è l'operazione verità, quindi bene un rapporto col PD. Io sono molto interessato al rapporto col PD, purché anche il PD sia interessato a un rapporto, un'amministrazione che ha le mani pulite e che ha capacità di portare anche energia positiva e nuova non solo nel centrosinistra ma nella politica in generale, perché io non mi sento il sindaco del centrosinistra, io mi sento il sindaco di Napoli, ed è per questo che ringrazio anche l'opposizione che in questi 2 anni e soprattutto negli ultimi mesi, al di là delle asperità di qualcuno con cui ero avversario politico nella campagna elettorale, si è costruito un rapporto importante, costruttivo, leale, franco nell'interesse della città, e questo io do atto al Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione. Sindaco, sull'aumento delle imposte ci saranno o meno a Napoli? No, rispetto sono quelle previste precedentemente per l'adesione al decreto legge 174, che è una legge dello Stato che ha imposto quelle norme e noi le dobbiamo applicare. Anzi, all'interno di quelle norme noi abbiamo accentuato le esenzioni. Sull'IRPEF, il discorso che vi abbiamo fatto vedere, sull'IMU, sulle case per i giovani, sulla TARES, su coloro i quali che gestiscono i beni confiscati, le associazioni che fanno volontariato in protezione civile e ambiente. Abbiamo aumentato esenzioni e agevolazioni. Ovviamente se noi riusciamo a entrare in avanzo nel 2014, che sarebbe una rivoluzione copernicana, significa che noi potremmo uscire dal predecesso addirittura prima dei 10 anni, a quel punto veramente sarà un'operazione che non si è mai visto nella storia, diciamo, dei comuni e dei rapporti tra Stato centrale e autonomie locali in questo Paese. Sindaco, perché lei ha detto in futuro il Comune di Napoli sarà nuovamente, non più in dissesto, detto però ne beneficerà non io ma chi verrà dopo di me? No, nel senso che queste proprio perché sono operazioni strutturali, non sono come i debiti fuori bilancio che facevano coloro i quali ci hanno preceduto. È un'operazione strutturale che quindi vede, no, dei tempi che abbiamo mostrato molto più rapidi di quello che io stesso mi aspettavo, cioè stiamo facendo passi da gigante, però sicuramente chi sarà il veramente che si dovrà pagare in tempo reale, cioè non più a 4 anni come c'è a 3 anni e mezzo come ci hanno consegnato i nostri predecessori, sarà il prossimo sindaco, che poi potrebbe essere anche io, potrebbe essere un altro, dico il prossimo sindaco, chi vivrà vedrà. Intendo dire che questa è un'operazione della politica che non guarda all'orticello, al proprio naso, al consenso vecchia maniera, come si faceva prima, no? si nascondevano le spese, si aumentavano, si facevano debiti fuori bilancio, si facevano cose e poi non reggevano e ci hanno portato a 1,5 miliardi di debiti e 850 milioni di salari. La rabbia io l'ho avuta in questi 2 anni, la rabbia a non poter aggiustare le strade, le imposte alte, insomma. La ricostruzione dei fatti va fatta in modo corretto, secondo me, da parte della stampa, ma i napoletani poi comprendono, al di là dei momenti difficili comprendono. Le anomalie che hanno generato la fase di predissesto nel 2015 potrebbero essere tutte assorbite, mi riferisco alle tre principali, il disavanzo che potrebbe essere assorbito già dal 2014 attraverso le operazioni di anticipazione avute dal 174 e gli avanzi che stiamo producendo anno per anno, ricordo che nel 2012 già abbiamo prodotto 67 milioni di avanzo di parte corrente e poi ci consentirà attraverso l'equilibrio di parte corrente che già abbiamo messo in campo e un surplus di cassa per eliminare, ripianare il gap che abbiamo con i fondi vincolati, abbiamo la possibilità già dal 2016 di uscire dal predissesso e entrare in una fase ordinaria e quindi liberarci da tutte quelle norme e quelle rigidità che oggi invece sono imposte all'amministrazione.